Il repertorio che presenterò è la Latin Jazz con due mie composizioni e l'ultimo brano che succede nella versione di Paquito de Rivera. Il primo brano si chiama Sta Pronto, composto durante il primo lockdown, e il titolo stesso è un augurio a tornare presto a suonare insieme al contatto di persone. Thank you.
interessata di vari stili e ritmi che latine. Chiedono a Fourth Avenue e strizza l'occhio alla Fifth Avenue di New York, che faceva da confine il Spanish Harlem, o il barrio da dove si è diffusa in America la musica latina.
agli Imbales Rinaldo Basulto, Pongas Luther Mussolini e al basso Francesco Puglisi. Il jazz è sempre visto con interesse i ritmi degli stili brasiliani. Un po' meno è stato fatto nei confronti della musica afro-urbana, un mondo vastissimo. La tesi è una parte di questo mondo. La musica latina nasce principalmente a Cuba, ad opera delle fusioni culturali con la musica degli indigeni cubani e dei coloni spagnoli. Quindi flamenco spagnolo, ritmiche africane, per poi essere esportato in America. Il quartiere che vide fiorire la Latin Jazz fu El Barrio, dove si trasferirono i primi porturicani che costituirono una prima comunità, dopodiché si è creata anche una comunità clandestina di cubani che continuarono a fondere la loro musica con il jazz. I jazzisti americani trovarono molto interesse nella musica latina. Praticamente tutti sono passati per il Latin Jazz. In base al tuo percorso di studi, ti dichiariamo diplomato in sassofono jazz secondo livello con 110.